Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto di Plantronics, parliamo delle cuffie per computer che rispondono al modello Audio 476 DSP come Domodossola Savona Palermo. Parliamo di un paio di cuffie, in questo caso le vedete, con un padiglione sonoro poco più grande di 3 cm quanto il diametro, ricoperto da spugna morbida, come appunto poi vedremo, dotato di connessione USB, avete un paio di metri di cavo, grosso modo qui insomma avete buona libertà dal momento in cui voi andate a collegare appunto questo insieme di cuffie al vostro computer, avete un telecomando incorporato nelle cuffie, avete una risposta in frequenza tra i 20 e i 20.000 Hz per quanto riguarda gli speaker, mentre per quanto riguarda il microfono avete una risposta tra i 100 Hz e i 10.000 Hz. Ovviamente può gestire un audio a 24 bit, quindi insomma parliamo di una gestione audio molto buona, parliamo quindi di un'utilizzabilità di queste cuffie sia per quanto riguarda l'ascolto di musica sia per quanto riguarda l'utilizzo come cuffie da gioco, in quanto comunque vanno a riprodurre fedelmente il suono emesso da un videogioco, ovviamente per computer in questo caso. Ovviamente potete andarle a collegare sia a un portatile che a un desktop che a un netbook, in sostanza ve le collegate dove volete, perché con la porta USB non avete grosse limitazioni. Adesso procediamo un attimino con la visione del prodotto. Vi abbiamo già realizzato una galleria fotografica, un unboxing, quindi insomma andatevelo a vedere così da semplificarci un attimino la recensione. Avete il telecomando, vi permette in pratica di staccare il microfono, di alzare e abbassare il volume e ovviamente potete andare a regolare le cuffie. Ovviamente, parte conclusiva, la gestione del microfono è assolutamente rispettabile, anzi molto buona, vedete potete anche piegarlo con buona facilità, non si spezza, tranquilli, fate ovviamente le vostre modifiche alla forma sempre con un minimo di grazia ed eleganza, quando si tratta di informatica insomma mettetecela sempre. Le cuffie mi hanno sorpreso positivamente anche perché noi le abbiamo collegate, le abbiamo provate, abbiamo utilizzato l'audio che appunto veniva gestito da questo paio di cuffie senza installare alcun driver, le abbiamo semplicemente collegate, abbiamo provato diversi network, abbiamo provato alcune soluzioni anche desktop, sono sempre andate in sede senza problemi, l'audio usciva, l'audio entrava, quindi è una buona cosa. Sono rimasto anche colpito da questa gestione, le abbiamo provate su un Predator che abbiamo recensito poi sul canale TV e quindi anche sul sito web, le abbiamo provate su alcuni portatili quali per esempio mi viene in mente un Packard Bell Easy Note e le abbiamo provate anche sui netbook, quelli piccolini, un paio degli ultimi Aspire One che ci sono capitati tra le mani, nonché le abbiamo provati anche su un vostro 130 della Dell, quindi insomma il parco hardware sul quale queste cuffie per computer è stato testato, insomma mi sembra discretamente ampio. In ogni caso la risposta dell'audio sia in entrata che in uscita è stata fedele e buona, considerate comunque che stiamo parlando di un paio di cuffie easy, in quanto comunque sono realizzate prevalentemente in plastica. Tuttavia la finitura regge bene, come vedete non ci sono screpolature evidenti, non ci sono graffi, non ci sono sbeccature che potrebbero per esempio far pensare a una scarsa qualità dei materiali. Insomma è una buona cuffia, vi permette in pratica di essere soddisfatti dell'acquisto, soprattutto perché poi lo potete sfruttare grosso modo con l'hardware che volete. Ovviamente sono anche facilmente trasportabili, come potete vedere le potete piegare, non si spezzano, ci sono un paio di cerniere qui e ovviamente anche dall'altra parte, così per esempio se volete andare a fare una sessione di gioco con gli amici, un LAN party piuttosto che per esempio utilizzarla in viaggio, non ci sono problemi, le ripiegate sempre utilizzando la delicatezza che si addice all'ambito informatico, però insomma funziona, il trasporto è assolutamente agevole perché sono leggere. In questo caso quindi è un prodotto che vi andrà a servire fedelmente, buon compromesso tra spesa e resa, assolutamente, e stupefacente poi il fatto che vadano a funzionare praticamente ovunque senza necessitare l'installazione di driver che porterebbero diciamo questo paio di cuffie ad essere un attimino più scomodo della gestione, in quanto se ci fossero dei driver da installare bisognerebbe ogni volta portarsi appresso la cuffia e il disco di installazione. Ovviamente se si va a utilizzare su sistemi diversi, è ovvio che se lo andate a utilizzare sempre sullo stesso sistema una volta installato sarebbe sufficiente chiuderlo lì.
In questo caso va ancora meglio perché non dovete installare niente. Buona, buona, buona cosa. Ovviamente sono un paio di cuffie, non abbiamo altro da dire, insomma la recensione termina così. Se avete domande, curiosità, insomma lo spazio commenti è a vostra disposizione. Mi raccomando, usatelo insomma solo con un minimo di buona educazione. Per quanto riguarda, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info, così da non perdere la recensione anche di altri prodotti di Plantronics. E vi invito a iscrivervi alla lista di canali social che trovate in fondo al video. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Vi invito a iscrivervi ai vari canali, così da rimanere tempestivamente e facilmente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. La recensione termina così, io vi saluto, vi ringrazio della visione di questo filmato, a presto da Giuseppe Ragozzino.